Come promesso, eccovi un video unicamente dedicato alla saga dei Pokémon, sia che si tratti dei prodotti della saga principale che degli spin-off. Come tutti ben sappiamo, i Pokémon sono uno dei prodotti di punta della società giapponese Nintendo, conosciuta anche per titoli come Super Mario Bros. O The Legend of Zelda. Ad occuparsi però della realizzazione dei prodotti a marchio Pokémon è una società affiliata alla Nintendo, chiamata appunto The Pokémon Company. I primi giochi di questa compagnia che videro la vita furono Pokémon Verde e Rosso. Queste due versioni non erano altro che delle beta, contenenti le primissime sprite di Pokémon e Capo Palestra. In seguito al successo di questi primi giochi, vennero poi create delle versioni aggiornate, chiamate Pokémon Blu e Rosso, con grafica e sprite aggiornati ed esportati in America e in Europa. Una versione speciale, chiamata Pokémon Giallo, fu rilasciata in seguito al successo dell'anime. Il gioco consiste in un JRPG dove l'obiettivo è trovare e collezionare tutte le particolari creature che abitano questo mondo, appunto i Pokémon. Le dovremo allenare e potenziare, in modo da vincere scontri con altri allenatori e diventare così l'allenatore più forte di tutti. L'idea del collezionismo nacque da Satoshi Tajiri, il creatore della serie. Egli era un vero fan dei coleotteri e amava collezionarli. Fu infatti proprio grazie a questa sua passione che nacque il genere di Pokémon coleottero. A seguito di questa trilogia e del successo che riscosse, furono creati i primi giochi che, ambientandosi comunque nel mondo dei Pokémon, cambiavano totalmente il gameplay. Stiamo parlando dei primissimi spin-off della saga. Per cominciare abbiamo Hey You Pikachu, per Nintendo 64, uscito in Giappone nel 98. Il gioco si presenta come una sorta di recinto virtuale, dove potremo accudire il nostro Pikachu, giocarci ed addirittura parlarci tramite un apposito microfono. A seguire, sempre su Nintendo 64, abbiamo poi Pokémon Stadium. Pokémon Stadium porta i combattimenti Pokémon sullo schermo casalingo ed in 3D. Anche se il gioco non possiede però una modalità storia definita, riuscirà comunque ad emozionarci, dandoci la possibilità di vedere i nostri Pokémon e le nostre mosse preferite animarsi sullo schermo come una puntata del cartone animato. Su Game Boy Color, nello stesso periodo, uscì poi un gioco ispirato al gioco di carte collezionabili dei Pokémon. Stiamo parlando di Pokémon Trading Card Game. Il giocatore dovrà scegliere un mazzo di carte base da ampliare con carte vinte partita dopo partita e sconfiggere Capi Palestra e Super 4 in un'avventura simile a quella dei giochi originali. Il gameplay rispecchia fedelmente le regole del gioco di carte vero e proprio, che nel corso degli anni si è espanso ed è diventato sempre più seguito e famoso. Sempre su Game Boy Color uscì poi un gioco di Pokémon davvero divertente e dinamico. Stiamo parlando di Pokémon Pinball. Pokémon Pinball non è altro che un flipper in versione Pokémon, con annesse catture e Pokédex. Ma è proprio questa sua semplicità a renderlo divertente ed imprescindibile per ogni vero fan della saga. Come spin-off poi puramente americano, abbiamo sempre su Nintendo 64 Pokémon Puzzle League, che non è altro che un Candy Crush in versione Pokémon. Nel 1999 uscì poi in Giappone la seconda generazione Pokémon, Pokémon Oro e Argento. Con questi due nuovi giochi furono introdotte parecchie novità nel mondo dei Pokémon. Innanzitutto il Pokégear, un utile strumento che aveva dentro di sé una mappa, una radio, un orologio ed un telefono, con il quale era possibile chiamare alcuni personaggi importanti della storia e risfidare alcuni allenatori. A seguito dell'aggiunta dell'orologio fu anche introdotta la possibilità di veder tramutare il tempo da giorno a notte. Questo però non ha solo una funzione estetica, infatti alcuni Pokémon sarà possibile catturarli solo di giorno ed altri solo di notte. Parlando di Pokémon poi ne furono aggiunti tantissimi. Innanzitutto vi furono le uova Pokémon con le quali era possibile ottenere i baby Pokémon. Poi per la prima volta vi erano i Pokémon Shiny, come dimenticare il famosissimo Gyarados rosso. Furono poi introdotte per la prima volta le bacche, utilissimi strumenti volti a risolvere diversi effetti di stato dei Pokémon. La possibilità di poter dare uno strumento da tenere ai Pokémon, due nuovi tipi, l'acciaio e il buio, gli EV, ovvero i valori di sforzo, e gli IV, ovvero i valori individuali.
Nell'anno successivo uscì poi Pokémon Cristallo, la versione aggiornata e revisionata di Oro e Argento. Con Pokémon Cristallo furono apportate diverse migliorie grafiche e vennero introdotte importantissime novità nel mondo dei Pokémon. Venne inserita la Torre Lotta, un luogo in cui è possibile affrontare diverse sfide simili a quelle di Pokémon Stadium 2. Venne inserito poi l'Esperto Mosse, un nuovo canale radio, le animazioni dei Pokémon all'inizio della battaglia ed infine la più importante, la possibilità di poter per la prima volta nell'universo Pokémon scegliere il sesso del personaggio controllato dal giocatore. Continuando con la carrellata di spin-off abbiamo poi Pokémon Snap, uscito nel 99 per Nintendo 64. Il gioco ci permette di poter fotografare i vari tipi di Pokémon stando fermi su un sistema binario, diviso in diverse location che permettono di esplorare e trovare tutti i Pokémon, alcuni con particolari condizioni di cattura. In seguito, nel 2000, uscì Pokémon Puzzle Challenge per Game Boy Color. Il gioco si presenta come una sorta di Tetris in versione Pokémon, dove è possibile sfidare, diciamo, i capi palestra e i Super 4 della seconda generazione. Infine, come spin-off della seconda generazione, abbiamo Pokémon Stadium 2, erede del già fortunato Pokémon Stadium. Pokémon Stadium 2, esattamente come il primo capitolo, non prevede una modalità storia, ma una campagna, dove è possibile affrontare diverse sfide. Inoltre, il gioco fu anche aggiornato, inserendo i Pokémon della seconda generazione. Stiamo parlando della Baobao Company, la prima società giapponese per i diritti dei cagnolini.